Ecco il via di questa attesa partita. Considerato molto valido. Ed ecco l'astro Borghi che tocca in direzione di Commisso, che però è stato anticipato da Scirea. Comunque la formazione argentina conquista il suo primo calcio d'angolo. Borghi. Borghi parte leggermente tagliato, pallone pericolosissimo ed è stato bravo. Molto bravo Tacconi nel deviare nuovamente il calcio d'angolo. Segnato. Il giocatore argentino è nella morsa di tre giocatori avversari, Scirea lo blocca ma riprende ancora Borghi, sul quale si porta in questo istante il giocatore Brio. Sempre di Vela, Commisso gli ha indicato quello che deve fare, è stato lanciato Hereros. Sensazione difensiva della squadra bianconera, ora Caprini però si scontra ancora con Casto. Non riesce a tenere la palla in campo, quindi avremo rivista la finale in favore degli argentini. Platini, Platini tenta l'apertura ancora, fuori gioco, evidente fuori gioco, quindi questa volta l'arbitro aveva ragione. Troppo bene il pallone di testa, poi Platini e poi Didace rispetto a questa presa alta. E ancora Borghi che si è spostato sulla sinistra e tenta con una magnifica rapidità, anche se non ha indovinato. Il pallone Favero che ho era questo centro, deviazione verso l'outrop di Serena, ha tentato il non facile tiro al volo, ha anticipato Castro che è il suo uomo da marcare, e poi abbiamo Manfredonia che tocca molto bene per Serena, tiro di Serena centrale, però ha saputo calciare di sinistro colpendo bene la palla. Non ho mai cercato troppo il tiro da fuori, quindi posso indurre un errore, sono pericolosi loro adesso. Intanto c'è stato un fraseggio a quattro uomini. Poi la serra verso Battista che apre verso Villalba, il passaggio di Villalba in avanti verso Castro, il tiro, la deviazione, corner. Ecco Mauro che riesce a far deviare il pallone verso Serena che tocca per Platini, esce Didace e anticipa di un soffio, che sguscia bene tra due avversari, ne supera un terzo, tocca ancora in avanti e da altri soci. Intanto vediamo questo pallone che va a terminare verso l'outrop e poi Battista lo devia. E poi ancora Caprini, centro molto bello di Caprini, deviazione di Domenech, pallone verso Borghi. Sull'area dove si assisteva delle lotte. E intanto anche a Tokyo si è potuto ammirare. Intervento ancora di Caprini, ma la sfera va a terminare verso Villalba. Finta di centro e poi viceversa passaggio a Borghi, il quale tenta di superare un avversario, ma in precedenza Battista era entrato molto fallosamente. Sicuro. Attenzione alla formazione in casacca rossa che si libera in area di rigore, mentre Hereros si fa servire il pallone, entra in aria, mette al centro, anticipato Borghi, ma è ancora Videla sulla sfera, questa volta l'outrop nel settore dell'ala destra viene attaccato da Pavoni, che nel tackle si vede, Domenech ancora verso Borghi. Ancora Borghi che questa volta con grande eleganza si è portato nel settore di Commisso, il quale tenta un tiro di destro, un tiro un po' sporco, centrale, che non giunge al centro di Villalba, un po' verso il portiere che esce e forse vi è stato un fallo che è stato commesso sul calcio di punizione e in questo istante termina il primo tempo, le squadre vengono invitate. Fra Juventus e Argentinos Junior con la squadra argentina in contropiede con l'outrop che supera il portiere, realizza 1-0 per la Juventus, ma c'è l'arbitro, vediamo la disperazione prima di l'outrop, autore di questa azione, poi vicino al pallone Platini ha battuto il calcio di punizione, Serena senza la deviazione, sono caduti a terra tre uomini, due ancora nel settore di Videla, Borghi, centro, tiro di Borghi, una coppa intercontinentale e la palla attenzione comincia a uscire, però ecco questi sono i rischi per fortuna, si capisce che ha un recupero strepitoso come il solito. Borghi ha commesso fallo in danno di Caprini. Intanto ha battuto il calcio di punizione il giocatore Castro, ancora Borghi, ancora Borghi, bravissimo, passaggio ad Hereros,
ancora al centro, rete, fuori gioco, l'arbitro annullato, fortunatamente l'arbitro annullato con un passaggio ancora verso Platini, un centro immediato di Platini nel settore di Serena, rigore, Platini che batte e segna, le due squadre sono sull'1-1. 13° minuto del secondo tempo, di Lautrup sulla destra, Platini riceve, ecco Serena solo, centro, e la sfera deviata, Mauro, poi Bonini, poi Platini, anticipato, tiro e rete, Platini, capolavoro, fuori gioco, non so perché, ma il segnalino è rimasto fermo nella sua posizione dal primo momento, si è toccato verso Lautrup, attaccato da Villalba, il danese lungo la linea laterale del campo. E questo è pericoloso quando parte da qua. Borgia, gran palla. È trovato a Castro, pallone d'oro, tiro, rete. Gran palla, veramente. Castro. Questo Borghi sta facendo delle cose stupende. Non ha scopata l'occasione. Un perfetto passaggio. Lo scambio, riceve Platini. Attenzione, la possibilità del pareggio. Tiro, rete. Abbiamo detto che i supplementari tiro di slancio di Battista, molto teso ma fuori dello specchio della Pogna, tenuto in campo con abilità, bravo, ancora uno scambio con Platini, Capriassi che opera un passaggio a Platini, ma il tiro è centrale, questa volta Michel ha tentato di tirare, sempre Castro, attenzione a Borghi, questo inventa qualcosa, potrebbe tentare il tiro, ha servito Castro, tiro deviato, sparato, è un fallo che poteva anche essere da finita la partita, questo argentino sono provati uno contro l'altro, il coinvolgimento dell'azione, quindi devono usare molto la voce che è una cosa importantissima, Roth che fa battere il calcio di punizione dal giocatore Caprini e poi si è accesa, è venuto fuori da un labirinto, si è scontrato con Platini ma non ha perso il pallone, poi lo cede a Pavoni, avrei notato che le ultime battute avevano visto, guarda, questo Borghi ha una facilità di partire con la palla al piede, comunque squadre un po' stanche, lo si comprende. Beh, sicuramente le squadre hanno dato tanto, inseguito da Manfredonia, l'esperto Castro fa tempo a deviare la sfera verso Videla, ancora Castro sul quale si porta con efficacia nuovamente Serena, fuori gioco ancora, splendida azione, l'arbitro non si cura del segnalino, l'arbitro non si è curato del segnalino, non si è curata nel settore di Borghi, tiro di Borghi, ma francamente se veniva la rete da Herrero era guarda, piuttosto casuale, un errore così, oddio era al limite dell'area e poteva anche calciare, però mi è sembrato che abbia tentato, la Juventus dove accanto a Trapattoni c'è il figlio dell'avvocato Agnelli, ecco che viene servito Caprini, siluro di Caprini e Brio, ottimo spunto di Caprini, no, entra in area di rigore, forse Antonio questa volta impressione di essere effettivamente un atleta molto dotato, attenzione per poco Platini non riesce, tira in porta Platini, Borghi ha portato in vantaggio i sudamericani, Platini su calcio di rigore per un fallo di Orchini, in danno lo stop per Juventino, tiro e rete, Orchini tira nello stesso modo di Brio, nello stesso modo però va molto male, tira da molto male, ha rischiato molto male, forte centrale, la piazza l'altro, sicuro? Si è fatto parare il rigore Lautrup, batte Pavoni e Saxoni salva per la seconda volta, esperienza, Platini ha lasciato il vantaggio, ma il
vince la coppa intercontinentale e dopo l'anno Trapattoni, il primo che è andato ad abbracciare Francesco, che non ha sbagliato il numero degli 11 metri. È stata una dura lotta, lo abbiamo detto prima dei rigori.